Amici di Pop-Up, ben trovati. In collegamento con noi Tiziana Manenti, cantautrice cristiana e interprete della versione italiana dell'inno della GMG di Rio 2013. Ben trovata, ciao Tiziana. Ciao Marco, ciao a tutti. Oh, Tiziana, io ti ho presentato come cantautrice cristiana, in realtà sei anche cantautrice pop. Puoi dirci qualcosa di questo tuo percorso artistico e della scoperta poi della Christian music e quindi della musica cristiana? Certo, io nasco in effetti come cantante interprete di musica pop tradizionale e poi successivamente le esperienze di vita mi portano ad approdare alla Christian Pop Music, che diventa un amore forte, e con questa esperienza inizio anche poi a scrivere i testi delle canzoni e anche le musiche. Ho all'attivo tre album di Christian Pop Music, uno edito nel 2008, si intitola Azzurra, dedicato principalmente alla Madonna. Poi nel 2009 esce La mia stella, tutto improntato sul Natale, e nel 2010 Gocce, che è dedicato alla figura di Giovanni Paolo II, ma con brani anche dedicati a Papa Giovanni XXIII e Papa Benedetto XVI, quindi non ci sono più sui papi. Come avviene questo passaggio, dalla musica pop alla musica pop cristiana? Avviene in un periodo particolare di vita dove sono un pochino a terra personalmente, e mi viene una chiamata dalla mia diocesi di Bergamo per cantare i CD dei CRE, che sono i CREgresti, centri ricreativi estivi, e quindi ho questa esperienza di canzoni preghiera, canto quindi questi canti per ragazzi negli oratori. Poi io sono anche insegnante di inglese alle scuole medie e mi accorgo che questi canti hanno un'ottima presa sui ragazzi, li coinvolgono perché sono comunque canti moderni, come arrangiamento, e hanno dei testi, molto, molto validi, che passano dei messaggi positivi. E mi accorgo che è una strada sulla quale è importante puntare. Poi, parallelamente, sempre in questa fase, sempre la diocesi mi chiede di fare da voce guida nei pellegrinaggi diocesani guidati dal vescovo, e quindi ho l'opportunità di cantare in posti meravigliosi quali la Terra Santa, Lourdes, Fatima, Assisi, Loreto, Pompei, e in queste meravigliose località ho modo anche di riflettere. Inizio un percorso di fede che già era iniziato da bambina, diciamo che la mia famiglia mi aveva messo questi semi nel cuore, però non avevano fatto una maturazione, un percorso fino ad allora così importante. E quindi cantando, riflettendo, inizio anche a scrivere, appunto, essendo un po' ispirata in questi luoghi così particolari, approdo a questo genere che appunto ho detto della Christian Pop Music, che prima di allora neanche quasi conoscevo, si può dire. Ecco. Qua andiamo un po' sul personale. Queste nostre piccole interviste, questi hangout che facciamo, vogliono essere anche una testimonianza per tante persone che magari ci seguono. Non ti chiedo qual è la tua esperienza, qual è il tuo rapporto con la fede, ma qual è il tuo rapporto proprio col Signore o anche con la Madre, il nostro Signore, no? Visto che il CD Azzurra è dedicato proprio a Certo. lei. Sì, lei è stata fondamentale per arrivare a lui, e quindi per Maria sono arrivata a Gesù. E è stato un percorso molto bello, è stato anche semplice, tutto sommato basta provare a dare del tu a Dio, anche alla Madonna, e sentirli vicini proprio come una mamma, un papà, un fratello. E così è facile da spiegare, poi in realtà è un percorso anche non immediato, abbastanza lento in divenire, e penso che non finirà mai, ci sarà sempre qualcosa da scoprire. E arriviamo alla GMG di Rio.
Sento per la prima volta l'inno, la versione italiana dell'inno della GMG di Rio alla radio e mi sembra di riconoscere, sento una voce familiare. Poi vado al computer, cioè, ricerco il video che è molto particolare, ci direi qualcosa e scopro che sei realmente tu. Sì, sorpresa. Mi è stata fatta questa chiamata che è stata graditissima, un grande onore poter interpretare un inno così importante che verrà ascoltato da tantissimi ragazzi. E niente, corro quindi a registrarlo in sala di incisione a Bergamo, nella sala della diocesi, anche se sono praticamente all'ottavo mese di gravidanza. Però questo sicuramente mi aiuta a interpretarlo anche con più gioia, perché quando si ha una vita dentro, si è comunque, si sta sperimentando il massimo del miracolo della vita, della gioia dentro di noi e quindi sono anche contenta che sia arrivata in questo periodo e così serverò anche un ricordo più bello di questa esperienza, anche per questo bambino o bambina che sta per arrivare. Dunque, quest'inno è la versione italiana, il testo italiano è stato scritto da Valerio Cipri dei Gen Rosso, che sono un po' una colonna della GMG, no? Se pensiamo che nel 1984, quando ancora la GMG non era nata, il primo incontro con i giovani organizzato da Giovanni Paolo II, i Gen Rosso hanno scritto Resta qui con noi, che in Brasile cantano in portoghese nelle chiese. So che tu hai avuto anche modo di collaborare altre volte con loro. Sì, sempre grazie a quei canti preghiera dei Cregrest, perché le musiche erano sempre fatte da Valerio Baggio e i testi da Valerio Cipri, che quindi ha scritto questi canti che poi ho interpretato. E ovviamente questo percorso, queste canzoni sicuramente sono servite insieme a tutto il percorso che ho fatto per arrivare alla chiamata di oggi dell'inno. Il video è molto particolare, ho visto un Cristo Redentore, no? Che dovrebbe un po' simboleggiare il Cristo Redentore di Rio. Sì, è stato girato in sala di incisione a Bergamo quando ho cantato e poi a Maratea, dove c'è questa specie di angelo, sembra, una statua molto alta che ricorda il Cristo Redentore. Non è simile, però Ricorda. probabilmente lo ricorda. E quindi c'è un gruppo di ragazzi che anima un po' il canto nell'inciso, nel ritornello, e quindi il regista ha fatto un mix di queste due situazioni, sala di incisione più mare con la statua che ricorda il Cristo Re. Per concludere, Tiziana, un tuo messaggio ai giovani, però non ai giovani, a tutti i giovani, ai giovani che sono lontani, magari alle persone anche a cui ti rivolgi con i tuoi testi, con le tue canzoni. Cosa diresti se avessi davanti una persona in difficoltà, in cammino di fede, lontano? Gli direi di affidarsi, di tentare il più possibile di avere fiducia e speranza, che sono proprio le due parole chiave anche di questo testo della GMG. E credo che siano un po' le parole chiave per avvicinare il cristiano, la persona lontana alla fede. Avere fiducia e speranza nell'oggi, che è già domani. In lui, nel cielo, non siamo soli, insomma, e quindi dobbiamo un po' abbandonarci, cercare di non avere troppa ansia, troppa paura, anche in periodi così un po' bui per la società, per tutto quello che stiamo vivendo, come periodo un po' critico, insomma. Grazie Tiziana, allora noi ti facciamo tanti auguri per la gravidanza, ti Grazie. seguiremo via internet come possibile e ti auguriamo buona estate e buona GMG. Grazie di cuore, un bacione a tutti e buona GMG a voi. Grazie Marco.